Continuiamo a parlare della osservabilità. Adesso affrontiamo l'osservabilità nel tempo discreto e vedrete che è concettualmente analogo al tempo continuo, è abbastanza più semplice proprio dal punto di vista della dimostrazione del stato spazio non osservabile. Poi parliamo del concetto di indistinguibilità. Ma se io utilizzo l'ingresso in maniera opportuna, posso rendere uno stato non osservabile osservabile? No, però diciamo ce ne vogliamo convincere. Ok, tempo discreto, per cui cosa dimostriamo? E lo dimostriamo in maniera molto semplice. La definizione è sempre la stessa, quindi uno stato osservabile è uno stato a cui corrisponde un'evoluzione libera dell'uscita identicamente nulla nel tempo discreto, significa una sequenza identicamente nulla. E O è la stessa matrice di osservabilità, stessa nel senso che formalmente è assolutamente identica al caso tempo continuo. Ok, la dimostrazione è, come ho detto, più semplice, nel senso che è più immediata, nel senso che identicamente nulla, questo vuol dire che deve essere y in un generico istante k uguale a c x in k, e ovviamente questo qui deve essere uguale a 0, ma anche y k più 1. Xk più 1 scrivo come Axk, non c'è più b u di k perché per definizione io sto considerando l'evoluzione libera, per cui posso ignorarlo. E ho che y di k più i è uguale c a elevato alla i x in k. Ok? Ma allora tutti i termini a sinistra dell'uguale devono essere uguali a 0, ognuno di essi è un vettore di dimensioni m, li posso mettere tutti insieme in una forma vettoriale solo per comodità, e quello che ottengo è che il vettore in cui qui ho y con k più i è uguale. Beh, a questo punto questa matrice generica la chiamo O con I, e moltiplica x in k, le colonne sono n, va bene? Quindi ho solamente riscritto queste i equazioni, le ho solamente riscritte in una forma matriciale. A questo punto qual è la domanda che mi faccio? Sto cercando gli stati non osservabili, questo significa che sto cercando gli stati la cui evoluzione libera è identicamente nulla. Che cosa significa? Che sto cercando il nullo di O con I. Bene, i che va da 0 più infinito, ma io so che il nullo di O con I è uguale al nullo della matrice di osservabilità e maggiore o uguale di n, dove la matrice di osservabilità è la matrice in cui mi fermo a n-1. Chi me lo dice? Sempre il teorema di Kelly Hamilton, perché
che A alla n è combinazione lineare delle potenze di A da 0 ad n meno 1. Ok, quindi molto semplice e immediato, si sfrutta semplicemente la con l'equazione di differenza, diciamo, è un po' più immediato. Ok. Una piccola differenza, nel caso tempo continuo, qual è il tempo, diciamo, da aspettare, fra virgolette, da aspettare verificando che l'uscita sia identicamente nulla? Se io volessi ipoteticamente mettermi a vedere l'uscita, se ricordiamo la dimostrazione epsilon piccolo a piacere, che poi io non avrò mai zero, perché se ho uno strumento di misura ho un rumore di misura, però dal punto di vista puramente matematico epsilon piccolo a piacere. Nel caso tempo discreto io è sufficiente che aspetti n passi, va bene? Dopodiché, diciamo, posso avere la conferma che lo stato appartiene o meno allo sottospazio di non osservabilità. Ok, abbiamo anche nel tempo discreto un concetto di Gramiano, che si dimostra, e non lo facciamo, che il sottospazio di inosservabilità è il nullo del Gramiano, e quindi posso anche utilizzare questo strumento in alternativa all'utilizzo della matrice osservabilità, che abbiamo visto può avere dei problemi di natura numerica. Questo Gramiano ha un ruolo simile a quello del Gramiano, diciamo, di osservabilità nel caso tempo continuo, cioè ci può dare uno strumento per stimare lo stato iniziale. Vediamo un attimo. Allora, che cosa posso fare? Io posso riscrivere quello che abbiamo appena scritto prima, nel senso che io ho per l'uscita dall'uscita da 0 a un certo k con f meno 1, me le metto in un vettore al primo membro qua, uguale, beh, abbiamo visto che questo è uguale a o k con f, cioè la matrice, è semplicemente la matrice di osservabilità, la matrice simile a quella di osservabilità di un particolare istante, per x in 0, e queste sono le condizioni iniziali. Se io decidessi di moltiplicare per la trasposta a sinistra primo e secondo membro, io qui avrei trasposto, ma questo è proprio il Gramiano calcolato in K con F, è una matrice definita positiva ed invertibile per costruzione, per cui io ho che x in 0 è uguale, moltiplico a sinistra per l'inverso di questo Gramiano ed è uguale a w a meno 1 calcolato in k con f per o k con f trasposto per questa sinistra. Ok? Ebbene, questi sono le uscite acquisite con un sensore, per cui questo vettore di dati, il Gramiano altrettanto, è noto una volta fissato il modello matematico, per cui io posso calcolare agilmente, non è assolutamente complicato, lo stato invece. E questo può essere
un modo per calcolarlo che soffre degli stessi identici problemi del caso tempo continuo. E quindi vediamo quali sono. Uno è a ciclo aperto. Io qui non ho nessuna retroazione intesa come la retroazione, che cos'è? Quando io uso, in senso generale, uso le informazioni dell'uscita per modificare l'ingresso. Ora, l'uscita di uno stimatore dello stato, che cos'è? Non è l'uscita del sistema dinamico, è la stima dello stato. Io qua sto stimando e poi quello che stimo non ci faccio nulla, è a ciclo aperto. Era lo stesso limite del caso della raggiungibilità, nel caso dell'osservabilità tempo continuo. E poi, vabbè, poi l'altro problema, diciamo, è legato, però in questo caso si vede di meno al cuore di misura, nel senso io qui ho un W K con F a meno 1. Questo che cosa significa? Che quando io scelgo un K con F piccolo, questo qui è numericamente un numero piccolo, perché l'integrale, diciamo, di una grandezza al quadrato, e messo al denominatore, diciamo, mi può dare delle sensibilità di tipo numerico, perché poi questo diventa un numero grande. Ok? Dice, vabbè, aspetta un po' di più, ma poi io ho la stima di x in 0 con un ritardo maggiore e questo è destabilizzante, non va bene. Quindi questa è una tecnica ingenua per fare una stima dello stato, che però, diciamo, non trova una applicazione se non, come abbiamo detto, anche nel caso dell'eventuale, diciamo, raggiungibilità. Se mi accontento, cioè se le mie prestazioni sono abbastanza, diciamo, non esigenti, e allora posso anche usare una cosa del genere, però altrimenti no. E questo è quello che abbiamo visto, semplicemente ora qua è scritta rispetto a x con k, va bene? Quindi lo faccio scrivendolo con un k generico, ma è la stessa cosa. Ok, vediamo qualche numeretto. Se io prendo questa certa matrice A, molto banalmente posso calcolare la osservabilità. Guardate, la matrice C mi dice che io non sto misurando x con 2, perché la prima riga mi dice che io ho proprio un sensore su x con 3, quindi la prima riga dell'uscita è proprio lo stato, la terza componente dello stato, e la seconda riga è proprio quel caso strano che vi ho detto, che capita poco quando avete a che fare con implementazioni reali, cioè x con 1 più 3x con 3. Però sicuramente io non sto misurando x con 2. Se sia o meno osservabile questo sistema dinamico non lo posso dire così guardando A e C. Devo calcolare la matrice di osservabilità. Calcolo la matrice di osservabilità, viene questa matrice che è 6x3 a questo punto, perché io qua ho M uguale a 2 e N uguale a 3, quindi la matrice di osservabilità è rettangolare alta. Chiedo il rango al MATLAB, si vedeva a occhio, bastava guardare le prime tre righe per capire che il rango è pieno, e MATLAB mi dice guarda, il rango è 3. Ok, è completamente osservato. A questo punto vi faccio un'altra domanda: ma se io avessi preso la matrice di osservabilità, allora vediamo i primi tre campioni, misuro l'uscita e mi escono questi numeretti, va bene? Voglio stimare x con 0. Se voglio stimare x con 0, quello che posso fare è di applicare quello che abbiamo appena detto. Ok? Allora torniamo un attimo indietro e scriviamoci un attimo questa matrice di osservabilità.
Allora, io ho questa matrice di osservabilità e so che l'uscita è uguale a 8 per x in 0, ok? Perché questo l'ho dimostrato. Quindi io so che l'uscita, mettendo insieme uscita y con 0, y con 1 e y con 2, questo è uguale a 8 per x in 0. Ma allora a questo punto, se io avessi bisogno di stimare lo stato in 0, dal punto di vista puramente numerico, con la base della sola conoscenza dell'algebra lineare, non dei sistemi dinamici, avrei già tutto quello che mi serve. Cioè io potrei semplicemente prendere, questi sono numeri, no? Perché io ho messo anche, ho acquisiti e sono numeri. O è questa, beh, e x un 0 sono delle incognite. Come lo potete risolvere questo problema? Prendo il libro di algebra lineare, sistema di equazioni lineari con più equazioni di incognite. E quindi vediamo una cosa diversa. Una delle due, ma si chiama sempre cosa diversa perché è univoco una volta. Questo significa che dal punto di vista un matematico direbbe non ci sono soluzioni perché tu hai più equazioni che incognite. Però in realtà siccome l'ho costruito io, so che, diciamo, il rango di questa legge osservabilità è 3, le altre sono combinazioni lineari delle prime, quindi io so che comunque una soluzione c'è, e quindi un matematico direbbe piglia 3 righe linearmente indipendenti, anche le prime 3 perché sono linearmente indipendenti, quindi ti prendi i primi due valori di y0 e il primo valore di y1, inverti e hai x0, ok? E pure aspettato solo due campioni invece di 3, questo farebbe un matematico. Se io, diciamo, dice, ah vabbè, ma qua ci può essere un po' di rumore di misura, allora le prendo tutte le misure e faccio una cosa diversa. Va bene, già, diciamo, è un ragionamento un po' più ingegneristico. In realtà vedremo che questo, diciamo, anche se si è tentati di dire, vabbè, ma io lo posso fare facilmente, che questo è un metodo un po' ingenuo di tentare di fare stima dello stato. Guardate, io la stima dello stato la caccio fuori quando k è uguale a 2, la stima di x in 0, bene? E uso solamente gli ultimi tre campioni, perché poi k uguale a 3 faccio la stessa cosa con 1, 2, 3 e caccio x in 1 e così via. Queste sono, diciamo, matematicamente delle possibilità, ma non sono valide dal punto di vista ingegneristico, per cui ci portano a dotarci di strumenti opportuni, che saranno quelli della stima dello stato, che vedremo quando abbiamo fatto le due esercitazioni su raggiungibilità e osservabilità, quindi se ne parla poi. Martedì 12, ci rivediamo con la prossima lezione di teoria. Per quanto riguarda la similitudine, non c'è assolutamente nulla da dire, va bene? Di diverso rispetto al caso tempo continuo. Per cui lo abbiamo visto stamattina, e se voi guardate, il tempo non entra in gioco. Il tempo non entra in gioco, per cui la forma canonica, tempo discreto, la similitudine è esattamente la stessa cosa. Un concetto invece leggermente, diciamo, non leggermente, un concetto nuovo che non abbiamo, l'analogo nel caso della raggiungibilità non abbiamo visto, nasce dalla domanda, ok, tu vuoi poter, diciamo, vedere l'evoluzione di uno stato guardando l'uscita, e la definizione parla solamente di evoluzione libera. Allora la domanda, ma se io agissi opportunamente con l'ingresso, potrei in qualche modo fare qualcosa per rendere visibile uno stato? La domanda è lecita, la risposta è no, e ora vediamo un attimo come ci arriviamo. Si definisce il concetto di stato, di stati indistinguibili, che sono due stati che per ogni ingresso
danno luogo alla stessa identica uscita. La definizione, se vedete, vale per il tempo continuo e il tempo discreto indifferentemente. Bene. Si dimostra, lo facciamo un attimo perché è semplice, si dimostra che se io prendo due stati e sono indistinguibili, cioè per ogni ingresso danno loro la stessa uscita, allora per loro vale che la loro differenza appartiene al sottospazio di non osservabilità. Va bene? Chiaramente se il sottospazio di non osservabilità è vuoto, x segnato è vuoto, e questo significa che non è possibile trovare due stati che sottoposti a qualsiasi ingresso danno origine sempre alla stessa uscita. Bene, quindi esistono stati indistinguibili solo se abbiamo un nullo della matrice osservabilità non vuoto. Ok? Allora, se e solo se vuol dire che partiamo, dimostriamo prima il solo se. Allora, vuol dire che noi abbiamo uscite uguali e applichiamo il principio di sovrapposizione di effetti. Prendiamo x con 1 e u, x con 2 e u. Queste qua sono le stesse u, i due stati, diciamo, di cui vogliamo dimostrare, per i quali vogliamo dimostrare che sono indistinguibili. Usiamo l'ipotesi che le uscite siano le stesse, va bene? Quindi questa la chiamiamo y e anche questa, allora un po' di niente sotto, e anche questa la chiamiamo y. Quindi il fatto che stiamo usando lo stesso simbolo vuol dire che stiamo sfruttando l'ipotesi che loro, a loro corrispondono le stesse uscite. E poi applichiamo il principio di sovrapposizione degli effetti prendendo più 1 per una delle due equazioni e meno 1 per l'altra, poi non è importante quale. Quindi facciamo principio di sovrapposizione degli effetti, significa io parto con condizione iniziale x2 meno x1 sottoposto a un ingresso nullo cui corrisponde un'uscita nulla perché ho sottratto. Allora cosa significa questo? Molto semplicemente che questo stato è non osservabile, perché a questo stato corrisponde un'uscita identicamente nulla. Se invece vogliamo fare, diciamo, la dimostrazione inversa, allora sappiamo che x segnato appartiene al sottospazio di non osservabilità. Vogliamo dimostrare che per ogni ingresso le uscite siano uguali, va bene? Quindi a questo punto riapplichiamo il principio di sovrapposizione degli effetti, tra l'altro con lo stesso segno, cioè con gli stessi coefficienti, più 1 e meno 1, e qui abbiamo che appartiene allo spazio nullo,
Allora questo significa che questo qua deve essere uguale a 0, quindi che le uscite sono uguali. Ok? Guardiamo dal punto di vista ingegneristico. Se io ho degli stati indistinguibili, significa che io ho un certo sistema dinamico che è sottoposto a certi ingressi e ho certe uscite. Quello che succede dentro non è univocamente determinato, perché gli stati non si distinguono da un qualsiasi stato più quello che appartiene al nullo. Va bene? Ed è quello che abbiamo scritto qua. Cioè, quello che noi abbiamo appena dimostrato è assolutamente equivalente a dire che se io prendo un sistema lineare stazionario, lo sottopongo a qualsiasi tipo di ingresso, quindi per ogni ingresso ne leggo l'uscita, questa uscita può corrispondere a qualsiasi valore degli stati del tipo x con 0 più x segnato, con x segnato non osservabile. Quindi c'è essenzialmente una incertezza, un'ambiguità. Non so cosa sta succedendo, succedendo dentro questa scatola nera che è il mio sistema dinamico. Ovviamente questo non può essere, diciamo, piacevole, perché se ci sono delle variabili che stanno evolvendo, io voglio sapere come. Magari posso anche ignorarlo se è asintoticamente stabile, va bene, lo devo capire, lo devo studiare. Però tendenzialmente a me piacerebbe avere un sistema osservabile e raggiungibile. Adesso vi dico solo cos'è la dualità, va bene? Vi dico solo cos'è la dualità per completare l'informazione, oppure se vi capitano degli appunti può essere che trovate qualcosa affrontato con la dualità, cioè che cos'è la dualità. Dal punto di vista puramente matematico, voi avete visto che ci sono molte similitudini fra raggiungibilità e osservabilità, sono concetti che sono molto simili tra di loro. Ebbene, sono più simili di quanto non possa sembrare un primo impatto. Matematicamente, se voi prendete un sistema dinamico che è rappresentato con le matrici A, B, C e D, prendete queste matrici e ci fate un sistema dinamico che non ha nessuna, diciamo, pretesa di fisica, di significato fisico, prendete semplicemente la matrice dinamica e fate il trasposto. La matrice degli ingressi, prendete il trasposto della matrice delle uscite, per quella delle uscite fate il trasposto della matrice degli ingressi e D fate solo il trasposto. Avete un altro sistema, lo chiamate duale, vi ripeto, non pensate alla fisica, è solo matematica questa cosa, quindi avete dimensioni di ingresso e uscite invertite fra di loro. Voi avete che per il principio della dualità la matrice di raggiungibilità del duale è uguale a O trasposto di quello primale e la matrice di osservabilità del duale è uguale a R trasposto del primale. Quindi tutto il ragionamento su una delle due proprietà matematicamente si può semplicemente saltare dicendo per il principio di dualità, perché se andate a vedere le matrici, diciamo, di raggiungibilità e di osservabilità hanno questo legame, quindi se andate a vedere le proprietà che abbiamo dimostrato, voi potete saltare completamente tutte le varie dimostrazioni. È chiaro che è una scelta del genere vi fa risparmiare 2 ore di lezione, però vi fa perdere il contatto con la fisica della proprietà. Matematicamente non c'è problema, però dal punto di vista fisico non si ragiona su alcune cose, dopodiché si tende a privilegiare il primale, diciamo, rispetto al duale, ma invece raggiungibilità e osservabilità sono due proprietà che vanno considerate assolutamente allo stesso livello gerarchico e secondo me necessitano quindi di essere approfondite con lo stesso livello, poi si può decidere quanto, però la dualità lasciamola come, sì è vero, lo noterete più volte che ci sono alcuni concetti che tornano anche quando faremo
l'osservatore cosiddetto Dubenberger e la retroazione dello Stato hanno due nomi diversi, però voi vedete che ci stanno delle equazioni molto simili fra di loro. Applicando queste ne potevate studiare una solo delle due, ma sono ingegneristicamente due applicazioni molto diverse fra di loro. Va bene? Quindi questa è la dualità. Ogni tanto nominerò dualità, ma non ci mettiamo a investigarla più di questo. Ok. Allora, adesso io mi fermo qui, qua ci sta, diciamo, l'esempio del modello di diplomati si dimostra essere osservabile, però è una banalità. Vi lascio queste domande per eventuali domande, possono essere domande d'esame. Interrompo la registrazione perché cambiamo un po' argomento, va bene? Senza fare la pausa.